Poi Ale, oggi voglio di mangiare qualcosa di diverso, qualcosa di particolare. Bene Ale, ti accontento subito. Quindi, nuovo giorno, nuova t-shirt, impasto number 2 della serie di cucina con Scuderi. E allora sigla. Sigla. Gun and this brother running this buffalo soldier. Look, it's like I told you. Any damsel that saved this dress be out of that dress when she meet Jim West. Quindi Ale, impasto hamburger? Giusto Alex. Ragazzi, tenetevi forte perché sono sicuro che con questo impasto vi innamorerete follemente. But I can't help Prepareremo due pizze, una dolce e una salata. E in più prepareremo lo sfugo. What? Lo sapete cos'è? Lo scoprirete dopo. Allora ragazzi, alla mia sinistra troverete la ricetta. Ale, ma che è sta roba? Ho sbagliato. Meglio così. Fate il vostro screenshot e conservatelo. Ragazzi, antiqua tipo 2, antiqua integrale dentro l'impastatrice. Lievito. Chiudiamo la nostra impastatrice e la finiamo. Latte. Anche in questo caso abbiamo pesato 50 grammi e useremo dopo. Mi raccomando ragazzi, latte a temperatura ambiente, non da freddo. Più della metà del latte subito dentro l'impastatrice. Il restante latte, come al solito, a bordo vasca, piano piano. Una volta finito di inserire il nostro latte, è arrivato il momento del posto nuovo. Una volta finito di inserire tutto il rosso nuovo, è arrivato il momento dell'ingrediente segreto. Olè! Che dici? Che buco! C'hai ragione. Almeno di che bisogna mettere a temperatura ambiente. Giusto! Il burro a temperatura ambiente. Finito di inserire anche l'ultimo pezzo di burro, è arrivato il momento di inserire il zucchero. Mettiamolo insieme nella stessa ciotola e inseriamolo. E andiamo a versare gli ultimi 50 grammi di latte. Finito di inserire tutto il latte, apriamo l'impastatrice e mettiamo l'impasto sul banco. Adesso pieghetta e nella bowl con l'olio. Impellicolato, mezz'oretta a temperatura ambiente e poi direttamente in frigo, che è il punto più freddo che trovate. Nascoste le nostre ore in frigo, togliamo la pellicola e giriamo l'impasto sul banco. E adesso procediamo con la pezzatura. Faremo due pezzi da 280 grammi. Olè. E ne facciamo altre tre da 150 grammi. Procediamo con la formazione delle due palline da 280 grammi, con cui ci faremo una pizza dolce e una pizza salata. Schiacciamo l'impasto, lo giriamo e lo formiamo. 1, 2, 3 e 4. E lo sistemiamo. Se non ci riusciamo bene con le mani, ci aiutiamo con una spatola.
Vadi, contessa, vadi! Run. E adesso compreremo le tre palline da 150 grammi con cui andremo a fare lo scupù. Capovaro, riposso andare? Rivadi, contessa, ma più centrale! Run. Adesso piattino, pallina, goccio d'olio, pallina. Capovaro, riprovo! Rivadi, contessa, ma un po' più a destra! E questi tre invece? Questi tre vanno presi, sistemati un pochino e impanati solo la parte inferiore nella farina di riso e poi messi nel piattino. Perfetto, adesso le metteremo a lievitare per un'ora e poi ci vediamo. Noi abbiamo portato gli ingredienti e adesso vi faccio vedere. Per la nostra pizza salata faremo una semplice pizza con cumin. Ci servirà mozzarella fior di latte, pomodoro sudere, del prosciutto crudo 18 mesi, olio extravergine e semini di sesamo. Invece per una pizza dolce, crema di nocciola artigianale di Dolce Vito, crema di pistacchio, un cestino di crema pasticcera, della mandorla tritata e basta. Per il nostro scuburgo invece useremo polpette di fassona al sugo e besciamellina. Adesso andremo a formare le nostre basi per le pizze e il nostro scuburgo. Le nostre palline sono lievitate, mettiamo la farina sempre di riso, togliamo la pellicola, olè, e le giriamo. Stendiamo le nostre basi, giriamo la pallina, la sistemiamo un po', un po' di farina sopra e cominciamo con i polpastrelli. Leggeri in mezzo, quando arriviamo al bordo, schiacciamo. She says she blame me for running in and taking her heart away. I said I blame her for making me believe her lies. Don't understand how you could wake up one day and just walk away. You didn't even try to call to apologize. And we're building up these walls just to watch them fall. Le basi sono pronte, le tiriamo fuori, le mettiamo sopra la griglia e le spennelliamo con latte e uovo. Bene, una volta spennellato, prendiamo, mettiamo da parte e cominciamo a cuocere i nostri scuburi. Ma prima di fornarli, li spennelleremo con latte e uovo. She blamed me for running in and taking her heart away.
pennelliamo. Lasciamo raffreddare, intanto prepariamo le due pizze che abbiamo già steso. Incominciamo da quella salata. Pomodoro. Mozzarella fior di latte e le forniamo per un minuto a 300 gradi. Ok, la mozzarella si è sciolta, andiamo a mettere sul bersagliere e la spicchiamo in secco. Prendiamo il nostro piatto, la facciamo cadere sopra e adesso la andiamo a guarnire con il nostro prosciutto crudo di Parma 18 mesi. Mezzo germoglino, olio e semini. E su questa ci siamo, il pasto open burger, pizza col crudo. Per quanto riguarda la nostra pizza dolce, prendiamo la nostra base e la mettiamo in forno a 300 gradi per 30 secondi. Prendiamo la nostra base calda, la mettiamo sul tagliere, la nostra crema di nocciola e via. Spalmiamo bene 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 tutta la nostra crema di nocciola. Adesso la tagliamo in 6 e la spostiamo nel piatto. Adesso mettiamo la nostra crema di pistacchio. Allarghiamo le nostre fette. Quando la tritata, come siete messe. E in mezzo il nostro vasetto di crema pasticcera per pucciare le vostre coste. Il pasto open burger, salato, dolce. E adesso passiamo allo scuburger. Curiosi, eh? Adesso vi farò vedere cosa faremo con questo panino. Lo tagliamo a metà. Non tutto, e lo apriamo. E adesso prendiamo le nostre polpettazze di fassona e le andiamo a mettere sul panino. Sugo. Chiudiamo e mettiamo in forno per 40 secondi a 300 gradi. E intanto prepariamo il nostro piattino. Un po' di germoglino qua e là e due semini. Andiamo a prendere il nostro scoop bowl. Ecco qua, andiamo a finirlo con un'abbondante dose di besciamella. Un goccino di olio e buon appetito. I'm going on during the summer feels. Io vado a mangiare. Ci vediamo lunedì prossimo. Ciao. 3, 2, 1, via. E adesso via. Ma spennelliamo. 3, 2, 1, via. E adesso andremo a cuocere i nostri. Ci sono freddi. 2, 1, via. Il nostro panino. Via. C'era per pucciare le vostre coste. Ma questo me lo potevo risparmiare.